La preghiera è un valore universale? Ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità. Aleikum, la pace sia con voi. Faccio le mie condoglianze a tutti quelli che hanno perso un amico o un parente o un caro in questa crisi. A loro dico, i nostri cuori sono con voi. L'Italia riuscirà a superare questa crisi e ritornerà come prima e anche meglio. Questa pandemia diventerà semplicemente una storia da raccontare alla prossima generazione. L'Italia tornerà a splendere di nuovo, anzi ha già cominciato e non ha mai smesso di splendere. Ringraziando a Dio ci potremo riunire e riabbracciare presto con più forza e più unità con la volontà di Dio. Ya Allah, oh Allah, creatore dell'universo, onnipotente, oh tu che provvede ad ogni cosa, nostro Dio, sei il misericordioso, l'amorevole, colui che risponde, oh Allah, proteggi l'Italia. Proteggi i bambini, i giovani, gli anziani, proteggi gli uomini e le donne. Oh Allah, toglia questa pandemia da tutta l'Italia, da tutta la terra, delle sue città e dai suoi villaggi. Oh Allah, guarisci tutti i malati e allevia il loro dolore. E restituiscili alla famiglia e ai loro cari. Oh Allah, salva i dottori e gli operatori sanitari e dona loro forza e pazienza. Oh Dio, salva quelli che lavorano nei servizi, nei supermercati, negli uffici postali. Salva la polizia, l'esercito e tutti coloro che lavorano per servire questo paese. Oh Allah, aiuta i poveri, i bisognosi e i malati. Oh Allah, restituisci il sorriso all'Italia e al mondo e proteggi al mondo dal male di questa pandemia. Oh Allah, fai ritornare presto la vita alla sua normalità, il sorriso e l'esperienza, la salute e il lavoro, le scuole e tutte le attività aziendali e spirituali. Accetta le nostre preghiere, oh Signore, Ya Rab, Ya Allah, Amin.